Giovani, buongiorno, anche se buongiorno non si può dire perché qui piove da morire, qui in Toscana. Allora, scusatemi se il video esce più tardi e non alle ore 15, ma ragazzi sto andando dal dottore e quindi non ho potuto fare in tempo a far uscire il video alle ore 15. Vabbè, me lo beccate ora perché c'ho andato a fare, sapete, il fegato di qua, eh? Quindi devo andare a farmi un'ecografia al fegato per vedere come sta messo. Allora, a parte che ho mangiato stamattina alle 10 e mezzo, voglio 4 fette di pollo, credetemi, quel pollo l'ho buttato giù perché lo dovevo proprio buttare giù. Ora ho bevuto mezzo litro d'acqua, mezz'ora prima di fare la visita, c'ho lo stomaco che è pieno. Comunque, a parte questo, allora, signori, probabile formazione di Napoli-Lecce. E attenzione perché, come ci riporta Sky Sport, come ho letto da Sky Sport, come ho visto da Sky Sport, è notizia di queste ore, il Napoli dovrebbe fare un mini turnover, se così lo vogliamo chiamare questo mini turnover, perché dovrebbe cambiare due giocatori. Allora, io sinceramente già ve l'ho detto, già vi dissi già con la partita con l'Empoli, ragazzi, attenzione, perché queste sono partite insidiose, sono partite che non state a guardare l'ultima partita con la Fiorentina, perché ogni partita ha una storia a sé. Intanto è qui il tempo, mamma mia, voglio, verso Follonica è bello, ma verso Massa Marittima voglio, fa veramente cagare, sta fa veramente cagare. In effetti c'è allerta arancione qui in Toscana nelle nostre parti. Comunque, tralasciando questo, stavo dicendo il Lecce, ragazzi, non è da sottovalutare il Lecce, perché tutte le volte che Napoli va a sottovalutare un avversario e poi ne rimani scottato, ne rimani, no? Quindi calmi. Allora, probabile formazione da quello che riporta Sky Sport, chi fa il fantacalcio, ragazzi, in questi minuti era finita il consiglio di Lega. I vertici della Lega si erano riuniti per il rinvio di Bologna-Milan di qua e di là. Sembra che la partita sia rinviata, ma devono aspettare questa sera a dare il comunicato. Cioè, le squadre si devono preparare, i tifosi devono capire se devono andare a Bologna, se devono andare a Empoli, perché si parla di Empoli, se devono andare a Como. Cioè, è un casino. C'è un intervallo per recuperare questa partita. È a gennaio-febbraio, valla a recuperare lì questa partita. La vai a recuperare lì a gennaio a febbraio. È tanto semplice, no? Voi dovete rompere i coglioni, tutte queste, vabbè, a parte questo. Allora, probabile formazione in porta, Ayu, ci dovrebbe essere il ritorno di Alex Meret. Meret che si ritorna a prendere la porta del Napoli, come giusto che sia, perché lui è il primo portiere, però Caprile non ha sfigurato assolutamente, ragazzi. Non ha sfigurato assolutamente queste partite che Meret è stato fuori. Linea difensiva che dovrebbe essere diversa rispetto a quella di Empoli, ovvero con Di Lorenzo, oramai pallino fisso anche di Antonio Conte, Rachmani e Buongiorno, e Matias Oliveira che si ritorna a prendere la fascia sinistra del Napoli, quindi si ritorna a Oliveira lì in difesa. Io non vorrei che Conte giocassi con il 4-2-3-1. Perché vi dico questo? Perché ieri in conferenza stampa, e se non avete ancora visto la conferenza stampa, andatevela a recuperare, la trovate qui sul canale. Parla del fatto e dice: cos'è che ha detto? Ah, Raspadori io lo vedo come McTominay più seconda punta, dietro la punta, a stare dietro l'attaccante, quindi per questo io sto pensando che vada a imporre un 4-2-3-1 proprio per questo motivo qui. Quindi Gilmour e Anguissa a centrocampo in mediana, con i tre lì davanti che vanno a cambiare, cioè, ovvero ne cambia uno, non tutti e tre, perché McTominay dovrebbe essere riconfermato dietro a Romelu Lukaku, sicché unica punta Romelu Lukaku lì davanti. E a destra addirittura Sky Sport, ragazzi, riportava sulla fascia destra Nepolitano e Nenneres. Portava un Gonge fresco di integro in nazionale con il Belgio. E Gonge, ragazzi, si dovrebbe prendere un posto da titolare contro il Lecce. Ora poi, vi ripeto,
qui si parla di probabile formazione, non è detto che poi Conte vada a confermare questa di formazione, quel famoso per me non è un turnover, tutti sono titolari, un po' alla Luciano Spalletti, vi ricordate quando si diceva però se tu vai a cambiare dei giocatori è turnover? No, non è turnover ragazzi, perché come dice Antonio Conte, come diceva anche Luciano Spalletti, chi entra in questo Napoli è comunque da considerare un titolare di questa squadra, perché parte ora con il cambio, no? Con i 5 cambi, ragazzi, oramai con i 5 cambi, bene o male, se tu vai a vedere in fondo la stagione, giochi molto di più rispetto a quando c'erano solo 3 cambi, diciamoci la verità. E quindi Ngonge si dovrebbe prendere questa fascia destra. E chi sulla fascia sinistra, ragazzi? E chi sulla fascia sinistra, secondo voi? Non è Kvara, non è Kvicha, ma ragazzi, è David Neres. Neres che con la media di 28 minuti in gol, assist, cazzi e mazzi, dovrebbe prendere il posto di Kvara. Qualcuno sta parlando al Conte il rinnovo di Kvara, di qua e di là. Bene ragazzi, Conte l'ha detto, ci vuole tempo, questa stagione si dovrà applicare di qua e di là, quindi a parte poi farò uscire un altro video, non vi preoccupate, per parlare proprio di questa situazione di rinnovo di Kvara, perché si parla che la gente dovrebbe essere in città per parlare con il Napoli, ma poi vi dirò la mia di quello che sta succedendo veramente a Napoli in questo momento con Kvara. Detto questo, signori, io ribadisco, vi ridico la formazione con Meret fra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, Oliveira in mediana a completare il 4-2-3-1, ci va Gilmour e Anguissa. Ci sono anche novità per quanto riguarda l'infortunio di Lobotka, ora se riesco a ritrovarmi la notizia me la vado a rileggere, così vi do i tempi di recupero giusti, perché è giusto dare anche questa informazione, ragazzi, bisogna farle bene le cose. Poi con Ngonge che si dovrebbe piare quella fascia, io però non vorrei, caro Conte, che andando a cambiare i due esterni cambi un po' troppo la fisionomia di questa squadra, non lo so, il Lecce non è da sottovalutare, hanno fatto bene a non esonerare Gotti dopo il 6-0, giusto, semmai esoneratelo dopo che perde contro il Napoli 3-4-0, poi decidete voi, l'importante è che sia rimasto sulla panchina del Lecce fino a questo momento. Poi Ngonge, McTominay e il buon David Neres, lì davanti ci va come sempre Romelu Lukaku. Questa era la probabile formazione, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque forza Napoli, da vostro Napolis 1926. Poi il viaggio di ritorno, vi dico che mi ha detto il dottore, speriamo che non è nulla di grave. Detto questo, iscriviti al canale, ciao a tutti.